E guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su Little Hope. Vediamo ragazzi se anche per questo nuovo video riusciamo a superare gli 80 like, so che ce la possiamo fare. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa ragazzi abbiamo assistito praticamente alla morte di Taylor e di Daniel del passato, ovviamente quindi del loro alter ego del passato. I mostri li hanno aggrediti, purtroppo siamo riusciti a salvarli grazie al cielo ragazzi, siamo riusciti ad arrivare fino a qui con tutti e cinque personaggi ancora vivi perché abbiamo anche rincontrato Angela. Per cui non perdiamo più tempo. Ci siamo ritrovati qui in questo sentiero, ecco. Il nostro obiettivo è quello di trovare un'uscita dal Cerchiamo la bosco ragazzina. Dobbiamo fermarla. e di restare Sono in certo che la rivedremo gruppo, presto. cosa che a quanto pare i Può nostri sembrare folle, personaggi. ma forse se riusciamo a salvare i nostri sosia dall'esecuzione, sopravvivremo anche noi. Io sono stata attaccata dopo la sua morte. Quello che io dico è che se è il passato, è il passato, nel senso non puoi cambiare quello che è stato. Mi seguite, raga? Seguite il mio ragionamento, vero? Vediamo un po' che ci dice sta cartolina. Demone alla porta, così si chiama questa premonizione. Vediamo che altro indizio abbiamo qui. Si tratta della lapide di qualcuno. Mary Milton. Fermi, La tomba di fermi, Mary. Ma non c'è nulla sulle cause della fermi. morte. Qui riposa Mary Milton. Fu lei a muovere la maggior parte delle accuse contro le presunte streghe. Il pastore Carver la prese sotto la propria protezione per istruirla e accompagnarla nella preghiera, prima che incriminasse diversi abitanti del villaggio. Nella preghiera, il suo ruolo controverso all'interno dei processi alle streghe attirò l'odio dei residenti, che decisero di seppellirla ai confini della città. Però appunto non parla di come è morta. E ovviamente buona parte della gente, regà, l'ha odiata, insomma, per quello che ha fatto. Ripassiamo un attimo pure da qua, ragazzi, non vorrei perdermi nulla. Vediamo un po' se mi perdo qualcosa. Spero di no, sembrerebbe di no. Noi siamo arrivati da qua, per cui... Ok, dovrei non aver lasciato nulla indietro. E regà, comunque qua continua ad essere tutto in dubbio, eh. Continua ad essere tutto in dubbio. Vediamo cosa dice il cartello. Warning, tanto per cambiare. Quindi, C'è struttura qualcosa qui che non instabile. cade a pezzi. Quindi, vabbè, grazie. Tutto abbandonato da non si sa quanti anni. Su via, è normale che stia cadendo a pezzi. Che cazzo? Dove sono le altre due comunque? Ammazza quante lucciole, oh. Perché io sono anni, raga, che non vedo lucciole. Lucciole. Ecco spiegato il bagliore. Ma perché si concentrano tutte qua? Ha un certo fascino, non pensi? Che fenomeno strano. No, non può essere. Non credo ai miei occhi. Chiedo venia per la tarda ora, ma dobbiamo interloquire. Cosa ti angoscia, amico mio? È per Mary. Sono in pensiero a causa del suo ruolo nei processi. Sono strazianti, è vero? Non solo quello. Ho visto che sorrideva mentre giustiziavano la sorella. Pareva goderne. Ne sei certo? Lo sono. Ma quando dice di struggersi al rimorso, è arduo non crederle. Stai lontano da lei, Abram. Quella bambina porta soltanto guai. Troppo tardi. Senza fratello e sorella, ora Mary vive sotto il mio tetto. Il tuo buon cuore ti pone in grave pericolo. Cosa mi consigli? Riferisci alla corte della sua dubbia fede, che gioiva alla morte della sorella. Ti supplico. Non saprei. Mary sembra Se dispiaciuta. nascondi i tuoi dubbi, la comunità ne pagherà il prezzo. Nessuno è al sicuro dai suoi vaneggiamenti. Molto bene. Se la corte ascolterà, testimonierò. Oh, la morirai anche tu, figlio mio.
Anche se ricordiamoci, ragazzi, che nel sogno... Mi hanno stregato. Non sei stregato. Allora come si spiega la tua presenza? Neanch'io so che sta succedendo. Ti ha evocato per difenderla. Per indurmi al silenzio. No. Soltanto il diavolo può partorire un demone identico a me. Non sono un demone, ma ci somigliamo e sono d'accordo, è davvero molto strano. Che cosa vuoi da me? Voglio sapere cosa vuoi dire alla corte riguardo a Mary. Mi ero convinto a testimoniare, ma ora sono indeciso. So che hai paura, ma devi parlare. Dire cosa ha fatto la bambina, come dice il tuo amico. Vi manda il diavolo per tentarmi, ma non soccomberò. Little Hope è ormai irriconoscibile. I fenomeni oscuri e inspiegabili sono all'ordine del giorno. E voi, chiunque siate, ne fate parte. Certo, dire la verità su Mary salverebbe il mio amico, ma non posso farlo a cuor leggero. Così facendo condannerei una bambina. Fermi, allora. È un momento delicato, ragazzi. Quello che vi stavo dicendo poco fa è che nel sogno di Andrew lui è stato l'unico a sopravvivere, quindi è probabile che in quest'epoca qui anche il padre, quindi sarebbe a dire l'alter ego di John, ci rimetterà la vita. È difficile, regà, perché adesso dobbiamo dirgli, suggerirgli o di condannare la ragazzina o di fargli cominciare a credere che sia il prete il vero problema. E quello che questo gioco sta facendo è continuare a confonderci. Perché io appunto la scorsa volta, ragazzi, ho cominciato ad avere seri dubbi sull'integrità del prete. Anche perché pure il curatore ci ha instillato un po' di questi dubbi. Ma adesso non so cosa fare. Può darsi che la bambina si comporti di riflesso, diciamo tra molte virgolette, in base a quello che il prete le mette in testa, oppure potrebbe essere davvero che sia Mary il problema e sia lei l'origine del male. Ma qual è la verità? Non lo sappiamo. Io vorrei provare ad andare un po' contro quello che il gioco ci ha fatto credere fino ad ora e dirgli che il problema è il prete. Ma magari il gioco ci ha instillato quei dubbi per sviarci comunque dalla via giusta. Cioè, raga, vi rendete conto? Sì, di quanto sia complicato tutto ciò. Vabbè, con un lungo sospiro, ragazzi, provo ad accusare il prete. Non è giusto incolpare una bambina. È quel prete, il manovratore occulto. No, ti sbagli. Fermiamo la bambina. Non c'è altro modo. Attenzione. Ok. Abbiamo detto appunto ad Abraham, il suo sosa, che Mary era una vittima. Il reverendo Carver è un uomo timorato di Dio. Ciò non si discute. È quello che magari vuol far credere. Soltanto perché un prete non significa che sia un santo. Non lo so. Mossa sbagliata. Difendere la bambina ci costerà caro e lo sai. Spero ti sbagli. Per il nostro bene. Che è successo? Siete riusciti a incontrare Mary? No, non l'abbiamo vista. Merda. Vedete, raga, poi te fa salire il dubbio sempre. Ho fatto bene, ho fatto male. Che cavolo. Il sosia di Andrew, Abraham, stava pensando di voler testimoniare contro Mary, ma Andrew l'ha convinto a rinunciare. Una mossa astuta. Non posso crederci, cazzo. Ok. Stiamo assistendo a eventi che sono avvenuti centinaia Come stai? Di anni fa. Non bene. Demoni dal passato? Sono stanca di questa situazione di merda. C'è una cosa che mi ha sorpresa. Sentirmi parte della squadra. Non ha nessun senso. Ed è bello. Per nulla. Non mi era mai successo. Sì, ti capisco. Anch'io ho imparato molto. Ma ci sono voluti demoni e fantasmi. Ci serve un eroe. Avrebbe fatto comodo un... come si chiama? Un paladino? Un chierico? Cazzo! Che bella risata. Non sapevo ti piacessero i videogiochi. Ci sono un sacco di cose che non sai. Sono piena di sorprese. Vedrai.
Dobbiamo andare. Merda, no! Oddio, no, di nuovo! Aiuto! Oh, panico, panico, panico! Oh! Merda, raga, facciamo... Oh, qualcuno aiuti! Che cacchio fate? Gli altri, dove sono? Taylor! Dove sei? Taylor! Ma quanto l'ha trascinata via, raga? Era lì! Segui il suono, no? Segui i suoni, segui i suoni. Oh merda. Taylor! Oh merda. Sei oh, tu? Oh merda. Oh merda, è qui! Aiutala, per l'amore del cielo! Tieniti forte! E non mollarmi per nessun motivo! Sì, ma la sta strozzando! Via da qui, cazzo! Lasciami, mettiti in salvo con gli altri! No! No, no! Cacchio, dai! E dai! Via, via! Cazzo era quello? È quello che ti sta inseguì? L'avete già visto, via! Ma gli altri che stavano a fare? Andiamo a vedere. Ma usciamo da questo maledetto bosco. Parleremo per strada. Te sei matto. Siamo appena scappati da lì. Vabbè, continuiamo, raga. Vediamo di trovare una via d'uscita. No, come se non fosse successo niente, eh. Tranquilli. Non stavo per morire di nuovo ammazzata, strozzata da una lingua putrida e puzzolente. No, non è successo niente, Che cazzo? Cos'è? È un simbolo, ok, ma perché è grattato sull'albero? Non lo so. Nessun'altra interazione, ragazzi. Purtroppo sembrerebbe di no. Procediamo, siamo in strada, ok. Ottimo. E il tutto sembra condurci a questo edificio qua. Che cos'è? Che è successo con quella cosa? Cosa ne pensi, Boo? Non lo so. È stato un casino. Che ne pensi? Sembrava che volesse trascinarmi nel bosco. Non voglio nemmeno pensare a che fine avrei fatto. Inizia a girare a nostro favore. In che senso? Non so che cosa abbiamo visto o immaginato, ma siamo ancora in pericolo. Siamo sempre in pericolo. Forse abbiamo perso la nostra occasione, no, no, dobbiamo fermare Mary, non lo so, raga, non so veramente che cosa sceglie in sti casi. Che palle, non lo so. Non dire nulla. Ci sarà qualcosa che possiamo fare. Ruota che tutto cosa? Quanto intorno a Mary, ne sono convinto. Non siamo ancora certi che fermare Mary possa essere utile. È solo una teoria. Sarà solo una teoria, ma per ora non abbiamo altro. Abbiamo una sola occasione. Se la sprechiamo, non ne avremo altre. È finita, quindi sono pronta davvero a tutto. Forza, diamo un'occhiata. Perché qui? Esplora il grande edificio. Wow! Meraviglioso! Allora, esaminiamo. È una premonizione, ragazzi. Oh. Peso del silenzio. Ok. Dobbiamo stare attenti a John. Vediamo cosa c'è qua intorno. Ok, qua è tutto chiuso. Questa si potrà aprire. Sembra di no. Questa manco c'ha maniglie. Non c'è un cazzo. Vediamo un po' di qua.
Cosa c'è? Possiamo entrare da qua? Aspettate, forse bisogna salire. Esaminiamo prima. Ok. Sindaco favorevole. Con la chiusura si temono nuove ondate di proteste. È la fabbrica? La fabbrica di cui si parlava che è stata chiusa? Forse è questa. Oh. Ottimo. Per un futuro migliore. Sì. A quanto pare proprio per un futuro migliore. Prima di salire, guardiamo qua sotto, qua dietro. Niente. Per cui andiamo di sopra. Ciao John, che mi dici? Niente? Va bene. Penso, regà, di aver trovato tutto, eh? Per cui possiamo entrare. Venite a vedere. Hey! Oddio, ancora lui. Arrivano! In che senso? Chi? Non c'è via di fuga! Farò in modo che ti trovino! Ma perché? È pericoloso. Dubito si renda conto in che casino siamo. Presto, entriamo. Ma allora sei stronzo. Cioè, che vuoi? Sai allora delle presenze? Perché a te non ti toccano, scusa? Perché, regà, ovviamente, ste cazzo di presenze, di mostri, beh, di cadaveri, come cacchio... è abbandonata da parecchio tempo. È giunta l'ora che io parli al giudice. La paura mi opprime. Non so come sarà accolta la mia testimonianza. Il diavolo spesso offusca la capacità di giudizio delle persone. Non ne verrà nulla di buono. Le sue parole vogliono tradire la verità. È compito mio decidere il vero. Abraham e Joseph sono complici in questo inganno. E vi ricordo che solo ieri avete condannato Joseph a morte. Oh. O siete pentito della decisione? Joseph, prega, dopo quanto John... ho preso oggi, continuo a ritenere che Joseph fosse connivente col maligno quanto la moglie. La corte ringrazia il reverendo Carver che ha sfidato il demonio per fornire le prove. Mio dovere, giudice. Tuttavia, questa corte è tenuta per legge a cercare la verità. Pertanto è mio dovere esaminare le accuse di Abram contro Mary. Mi permetta una parola, giudice Wyman. Il tempo scarseggia, vi richiedo sintesi. Mary ha dato chiara prova di grande forza nel denunciare il male. Pochi hanno tale coraggio. Eppure, nonostante abbia svelato una pericolosa congrega, viene infangata. Il suo coraggio è in dubbio. Ma dobbiamo appurarne le intenzioni. L'accusatore è colui a cui è stata affidata questa innocente. Di fronte alla palese inadeguatezza al ruolo, chiedo alla corte che Mary sia trasferita altrove. Chi proponete come tutore, reverendo? Io posso assumermi la responsabilità della bambina. Se la corte approva. La corte ascolterà le parole di Abram e solo in seguito prenderà una decisione. Abram! Che cosa devo fare? Secondo alcuni dovrei denunciare Mary, ma può una bambina essere tanto malvagia? No, vabbè, regà. Non so che cacchio pensare, lo giuro, non lo so. Non so più che pensare, regà. Davvero, ve lo giuro, non so da che parte stare, se veramente credere che... è Mary il problema o se è il reverendo? Non so che cazzo pensare, regà. E sta cosa mi mette molto a disagio perché non so che scelte fare. Non lo so. Possiamo anche non dire nulla. Per te è difficile, so che per te è difficile. È difficile, lo sarebbe per chiunque. Mary è una bambina. Illustra la corte perché sei qui. Parla, ragazzo. Avanti! Mary ha parlato di spiriti maligni, sortilegi e stregoneria. Eventi che molti ritengono impossibili all'interno. Non sono qui per ascoltare pettegolezzi. Avanti, giungi al punto.
Mary è tormentata. Le apparizioni che ha visto l'hanno straziata, minandone l'innocenza. Alcuni affermano che sia complice di queste creature, ma nessuno ne è certo. Io meno di tutti. Chi mai potrebbe decifrarne la giovane mente? Mi accusi di non essere in grado di distinguere la verità? Chiedo perdono. Non insinuerei mai questo. Non ho tempo da perdere. Per oggi ne ho abbastanza di te e del sacerdote. Non avrei concluso. Ti ho concesso fin troppo tempo. Ma non è finito di Inoltre, ascoltare. Inoltre, Mary sarà affidata alle cure del reverendo Carver. Ora puoi andare. Raccontatemi, c'era di nuovo il sosia di Andrew. Ha detto al giudice che Mary è innocente, che è una vittima anche lei. No, male, molto molto male. Merda. Ora che succede? Non so se ho fatto la cosa giusta. Ma almeno ora sappiamo di poter influire sugli eventi. Ed è positivo, no? Dipende. Cosa pensi? Ha ragione lui? Non capisco. Sarò anche stupido, ma non capisco come chiunque possa cambiare un evento avvenuto secoli fa. Normalmente sarei d'accordo, ma date le circostanze, sembrano andare in parallelo con noi. Forse possiamo influenzarli. Non possiamo restare. Andiamo via da qui. Comunque, raga, anche il John del passato è stato, a quanto pare, condannato a morte. Altri sosia. Ah, eccoli. Guarda i vestiti. Questa fabbrica è chiusa da un bel pezzo. Negli anni 70 avevo ancora tutta la vita davanti. Ok, quindi deve esserci un'uscita. Forse al piano terra. Intanto controlliamo tutto, raga, che di solito veramente mi lascio le cose indietro e mi dà molto molto fastidio. James Clark, ne servono il ricordo, amici e colleghi. Era il padre, raga, John nel sogno. John nel sogno di Andrew, attenzione, quindi lavorava qui. Entriamo, esaminiamo tutto. Tutto. Che dice? Baciatemi il culo. Kiss my ass. Caro signor Barnes, lettera di richiamo ufficiale. La Ravenden si aspetta che i suoi dipendenti siano entusiasti, puntuali e sobri. Ok. Qualcuno è stato richiamato, ragazzi, per la condotta sul lavoro. Per le assenze, per lo stato d'ebbrezza, andiamo bene. Uno va ubriaco al lavoro. Spettacolare, oserei dire, no? Eh già. Cos'è? Ecco, è la famiglia. Vieni qui. Guarda cosa c'è. Sono i loro alter ego del 72. È assurdo, cazzo. Questo è troppo. Davvero troppo, cazzo. Prima incontriamo dei bifolchi cacciatori di streghe identici a noi. E adesso abbiamo anche la famiglia più e anche loro sono nostri sosia. Ma che cazzo succede? Ma come si spiega? Secondo te sono morti come gli altri sosia? Sì. Non lo so. Praticamente sì. Chissà che gli è successo. Forse siamo tutti nello stesso incubo. Che fai? Vuoi davvero un souvenir? Di questa notte? Di questa città? Comunque, questa la tengo io. Ok. Ci ricorderemo. Quando dici che potrebbe essere un incubo, ci credi? Se è il mio incubo, voi cosa ci fate qui? Questo vale per ognuno di noi. Non so più cosa è reale.
Tu sei il vero Andrew. Andiamo. Nessuno Quindi, di noi sa più cosa è reale. Chi sarebbero i tizi nella foto? E se il tempo si è ingarbugliato? E quelli nella foto siamo realmente noi? Ah, boh. Questo è il tizio del bar. Attenzione. Che sarà successo? L'ha mollato per un altro. Il tizio del bar. E c'è il simbolo del medaglione che aveva il ragazzo Ritania nel 72, regà. Vedete? Vince Tania. Oh, shit. Quindi quel tizio è il ragazzo Ritania. Era il ragazzo Ritania nel 72. Non so dove devo andare prima, regà. Cioè, voglio visitare tutto, veramente non perdermi niente, ma ho sempre paura di andare avanti con la storia. Chiude la fabbrica, centinaia di licenziamenti, città condannata. Rettore l'azienda di famiglia che è stata maggior fonte di reddito per la città oltre 160 anni. Beh, regà, non lo leggo tutto perché ci metto una vita. Fatto sta che appunto quando ha chiuso la fabbrica, ovviamente un sacco di gente ha perso il posto di lavoro ed è stato disastroso per Little Hope. Questo già l'avevamo capito, insomma. Qui c'è altro. Sembrerebbe di no. Per cui... allora, io sono scesa dalle scale, per cui andiamo pure di qua, ragazzi. Vediamo cosa c'è. Cos'è? Cos'è il foglio? Cosa dice? Houston, 6 febbraio 1693. Ah, è del giudice, ragazzi. Dopo aver letto la lettera del capo Bond riguardo gli accadimenti di Little Hope, ascoltati gli appelli della cittadinanza, le scrive... gli insegnamenti del pastore Carver si sono allontanati dal solco della vera dottrina e della carità cristiana. La sua mente si è allontanata dal consesso dei santi, cedendo al peccato. La prego di vagliare la sua passata condotta, che è ancora infesta e corrompe la città. Chiedo ufficialmente la formazione di una commissione che esamini i fatti lo scorso anno, inclusa la questione della fanciulla. Parla della condotta del reverendo, ragazzi, e dice... che è praticamente uscita da ogni grazia di Dio. Ecco qua il giudice Wyman, è lui. Eh sì, è proprio lui. E qui? Cos'è? Cos'è? Ok, la targhetta. Ha presieduto a diversi processi alle streghe in quel di Little Hope. Negli anni successivi si è pentito di aver riposto tanta fiducia nella testimonianza di una bambina. La fabbrica attuale sorge sul luogo della residenza di Wyman. Bene. Si è pentito, ragazzi, di aver dato ascolto alle testimonianze di una bambina. Ma perché la bambina era malvagia o perché è stata costretta a fare, ad avere, insomma, a dire certe cose? Il okay. Dubbio rimane... quale sarebbe la tua teoria? Sempre alto. Siamo morti. Sentito. Veniva dal basso. Dobbiamo andarcene da qui, ora. Ok, ci stiamo provando, John. Però è bene comunque esaminare tutto quello che troviamo. Drammatico incendio causato da un giocattolo. Eccolo qua, ragazzi. Il tenente David Farrell, il corpo volontario vigile fuoco, ha dichiarato all'Herald che qualcuno aveva lasciato una bambola sulla cucina a gas accesa. È sua opinione che la bambola abbia preso fuoco e cadendo abbia appiccato l'incendio al resto della stanza. L'unico sopravvissuto, Anthony Clark, è stato interrogato dalla polizia perché è sospettato di aver causato l'incendio. A seguito delle indagini il ragazzo verrà rilasciato senza alcuna imputazione a carico. Il prete della famiglia, il reverendo Leonard Carson della chiesa episcopale St. David, ha definito l'accaduto una tragedia. È terribile che una famiglia venga decimata così.
Di recente stavano vivendo un brutto momento, come molte altre famiglie, ma erano persone per bene e lavoratrici. Io cercavo di assisterli in questo periodo buio. Non doveva finire così, è una tragedia. Si vigile il fuoco che l'ufficio del sindaco hanno lodato la rapidità di intervento dei poliziotti accorsi sulla scena in tempo per impedire che le fiamme mietessero una sesta vittima. Il celere intervento degli agenti Reynolds e Hoffman ha scongiurato un'altra morte, ha dichiarato il sindaco, che ha raccomandato i due uomini per encomio. Parla dell'incendio, ragazzi, a cui ha assistito Andrew nel suo sogno. Quindi non era un sogno, è successo davvero. È successo davvero. Accidenti. Quindi qual è la verità? È tutto successo davvero, ma perché? Allora, qua si può continuare, ma io credo, ragazzi, di aver davvero visitato tutto quello che si poteva visitare. Fatemi vedere di qua, che di qua non sono andata. Dove era Taylor? Ok, infatti, qua mi stavo per perdere qualcosa. Ok, la chiusura, vabbè, della fabbrica, questo lo sappiamo. Non reso necessario l'isolamento della zona. Ok. Quindi sono successi dei casini, raga, quando la fabbrica ha chiuso. Questo mi pare ovvio, ma a quanto pare era l'unico altro indizio che potevamo trovare qua. Ok, più di qua non possiamo andare, però credo, per cui, ragazzi, di aver cercato tutto. Per cui forse possiamo procedere, possiamo proseguire. Andiamo. Pesa molto. Andrew, muovi il culo, mi serve una mano. Che c'è? Tu da quella parte, io da questa. Spingiamo insieme. Si guardano, manco si bene. Parlano. Dai, forza! Okay. Ammazza. Wow. Oh, merda. No. Oh, oh. Daniel. Oh. Oh, è lì. Aiuto. Oddio. 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 Oh, fate qualcosa. Dobbiamo tirarlo su, raga. Io mi auguro che sia la cosa giusta, ve lo giuro. Aiuto. Afferrala. Dai. Oh, merda. Che fai? Dai. Muore. Vai. Correte. No. Pensavo volesse dire vai, tirami su. Cioè, raga, allora o so io veramente che non riesco a capire cosa vogliono dire le scelte? O le hanno scritte un po' di merda? Cioè, io pensavo volesse dire vai su, tirami, no? Tira! Non vai, mi lascio andare, andate via! Cazzo! Schifo! No! No! Daniel, sei lì sotto? Daniel! Ma
di qualcosa! Facci sapere come stai! Andiamo prima che succeda qualcosa. No, raga, sono estremamente contrariata, io ve lo dico. Ma sono estremamente contrariata. Veramente. Ok, poi può anche succedere. Daniel! Dove cazzo sei? Rispondimi! È già arrivato, Daniel? No, ancora non c'è. Ok, andiamo avanti. Daniel è uno in gamba. Ci raggiungerà. Non è detto che sia morto. Ok. Però, raga, non mi sta bene. Perché, cioè, ripeto, o sono scema io che non riesco a interpretare le scelte che cazzo vogliono dire. Va bene, Daniel. O le hanno scritte di merda. Il tuo sarà finito. Che cavolo. Daniel, ti prego, rispondi. Niente paura, lo troveremo. Sì. Minchia, raga, quanto veramente mi fa venire nervoso quando non succedono, non vanno le cose come voglio che vadano. Perché sembro io una rincoglionita, capite qual è il punto? Daniel, sembro io una rimbecillita. Dove sei? Andiamo, Andrew! Che cazzo aspettiamo? Ehi! Ehi, ragazzi! È vivo. Sono ok, quassù! Ma dove sei? Dove sei? Cavolo, oh, che piacere rivedervi. Ecco, almeno non sono l'unica completamente fradicia. Mo succede qualcosa di brutto. Ditemi di no, vi prego. Ok, perché me la sto prendendo tanto a cuore sta situazione. Di averti perso. Dovrai sopportarmi ancora. Il cadavere di John. Di Joseph. Joseph, il suo sodio del passato. Qualcuno ha visto la bambina, Mary. Ci ricordiamo... No, io no. Che, regà, nel sogno, nell'incidente del 72, John è morto schiacciato. Per cui dobbiamo vedere come morirà Joseph nel passato. Questo è sempre quel simbolo, il simbolo del sole. Sempre questo è. È sempre sto simbolo del sole, ma perché... ha così tanta importanza? Perché? Vediamo un po'. Oddio, possiamo aprirlo. Spero di non trovarci niente di orribile. Burn in hell, bruciata all'inferno. Spero di dimenticarlo presto. Gli astanti hanno assistito ieri al rilascio di Anthony Clark, unico sopravvissuto alla tragedia. Povero ragazzo, deve soffrire per l'inferno. L'Herald ha chiesto al signor Clark un commento, ma l'interessato ha preferito... Incolpato l'incendio, Clark, che era stato trovato sulla scena con una scatola di fiammiferi in mano. Quando Clark ha lasciato il commissariato, qualcuno ha sentito dei passanti. Vabbè, brucia l'inferno. Qualcuno ce l'aveva con lui e, insomma, erano tutti convinti, quindi ovviamente, che il colpevole dell'incendio fosse lui. Solo ed unicamente perché è stato trovato, ragazzi, con una scatola di fiammiferi in mano. Cosa fortuita, ovviamente, perché lui aveva acceso poco prima il fuoco sotto la caffettiera. Che c'è? Avete visto? Oh shit, è lei, è la marmocchia. È lei, sì. Può succedere di tutto. Occhi aperti. Sì, scusate ragazzi, chiamata. La tua esistenza è una minaccia per Little Hope, Joseph. Preparati a morire. La tua brama per Satana non ha risparmiato neppure tua moglie Amy. Fatemi ciò che volete, ma esigo rispetto per la mia defunta moglie. Ancora non ti arrendi? Devo estirpare il demonio per il bene di tutti noi. Nessuno è al sicuro. Schiacciato. Joseph, rinunci al diavolo e ai suoi dettami.
Io non ho peccato. Non sono un servo del demonio. La città è corrotta dalla follia per colpa della serva di Satana. Mary. Noi dobbiamo fermarli. Vi giuro che non so che cazzo fare, ve lo giuro. Io andrei dalla marmocchia. Io penso che tanto comunque salvare Joseph sia inutile. Perché quello che è stato, quindi morirà comunque. Proviamo ad affrontare la marmocchia a sto punto, scusate, eh. Vattene! Minchia, ti meno. Ti meno, marmoccetta di merda. Dammela! Guardate! Guardate come soffre la fanciulla. Joseph la tiene soggiogata a Satana. Altre pietre! Il diavolo in lui deve essere schiacciato! Non fermatevi! Il destino di Little Hope dipende da voi! Da solo? Ah, ok. Che è successo? Ditemelo. Non ci resta molto tempo. Tempo per cosa? Che stai facendo? Oggi, ragazzi, non è la mattinata giusta per registrare, evidentemente. Scusate, raga, so che, cioè, spezzo anche i momenti così di tensione. C'è la nuova creatura, che ovviamente, ovviamente, ragazzi, è il cadavere di Joseph, quindi del sosia di John del passato. Vediamo che cosa riusciamo a fare, raga. Vi ricordate la premonizione che abbiamo visto, che John chiudeva una porta, la sbarrava con il martello che sta impugnando adesso, per cui facciamo ora basta attenzione. Scappare. Sei impazzito. Sei matto, infatti. Dobbiamo andare. E il cadavere di Angela anche. Via. Non t'aspetto, ciao. Resterò qui a guardarti mentre muori. Questo è un suicidio. Via. Oddio, è scappata via dal demone lasciando John da solo. Andiamo bene. Si vede come riesce a scappare. Si è fatta prendere lo stesso. Mamma mia, raga, che ansia però, eh. Vabbè. Vabbè. Vieni, stronza, ti aspetto. Ma perché? Ah. Vai, 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 vai. Minchia, John. Incazzato nero. Via, via. Madonna, muovite. Che cavolo, dai. Vabbè, si è fatta prendere lo stesso. Cioè, no, raga, che cazzo scappavi a fare? Angela. Oh. Oh, è molla. Schifo. Schifo. Oh, raga, io non so che cazzo. Cioè, qualcun altro appunto intervenga, faccia qualcosa. Quanto fa schifo, raga. Dai, su. Che cazzo. Su. Madonna. Ti è piaciuto, bastardo. Dai, muoviti. E Angela? Aiuta. La aiutiamo. Cerchiamo di giocare bene i nostri tasti, ragazzi, di nuovo. Dai, su. Madonna, in testa. Ah, no, ha rotto la catena, ok. Dai, via, 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 via. Quanto fa schifo, raga. Quanto è brutto. No. Non lo avrai. Non lo avrai, mostro schifoso. Vieni dentro. Via, il martello, il martello, il martello.
E dai, oh! Andrew, cazzo, spaccagli la testa! Dai! Qui dentro! Bloccala, bloccala! Andiamocene! Adesso! Aiutami! Andrew! Mi serve aiuto! Come no? Nessuno se ne sta sbattendo niente, regano, se vi rendete conto, eh! Ma no, fregatevene, pezzi di merda! Un attimo. È lì fuori, si vede. Non guardare, non guardare, non guardare. Io non la vedo più. Sta lontano dalla porta, per carità. Senza il tuo aiuto. Eh già. Dobbiamo riuscire a fuggire prima che quella cosa entri. Sembra che ci sia stato un rogo. Qui c'è qualcosa di strano. In questa città di merda tutto è strano. È la casa. È la casa in cui sono morti. Allora, John, ragazzi, inizialmente come personaggio mi stava sulle palle, cioè adesso dopo quest'ultimo momento in cui ha detto no, basta fuggire, io ne ho abbastanza, voglio combattere, insomma ha mostrato comunque un altro aspetto del suo carattere evidentemente, comunque ha dimostrato di avere dello spirito, di avere le palle fondamentalmente, grazie a lui siamo riusciti a salvare Angela, per quanto noi invece a lei, ragazzi, l'abbiamo fatta scappare l'attimo prima. E gli altri se ne sono fottuti, mentre lui stava pure lì cercando di tenere la porta, gli altri sono stati lì a guardare. Un applauso agli eroi di sto cazzo, complimenti. E tutto incredibile, regà, veramente io non so che altri modi trovare per descrivere tutto questo. È fantastico, accidenti, continuano a farci crescere sto dubbio se è davvero Mary l'origine del male, se è il reverendo. Questo penso sia stato fatto apposta, ovviamente, ragazzi, per confondere le idee del videogiocatore fino all'ultimo. Quindi ovviamente io non vedo l'ora, ragazzi, di continuare. L'edificio in cui siamo sembrerebbe essere, ragazzi, perché ha detto Andrew, sembrerebbe esserci stato un rogo. Ovviamente è un chiaro indizio del fatto che questa è la casa in cui i sosia del 1972 sono morti. Per cui riprenderemo da qui la prossima volta, questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, vi ho lasciato a tutti ragazzi da Giocherina, ciao!